Cari fratelli e sorelle, il mercoledì delle ceneri, questo giorno si caratterizza per il gesto dell'imposizione delle ceneri sul nostro capo, con una parola che ricorda che noi siamo polvere, e cioè che siamo una realtà fragile, che c'è una pochezza dentro l'umanità. E sulla testa noi compiamo questo gesto per dire pensaci. In questi giorni tutti stiamo pensando che l'umanità è umanità debole, fragile, perché lo spavento, la paura per una possibilità di contagio ci mette nelle condizioni di comprendere di più le nostre fragilità. La reazione tante volte però è esagerata, sbagliata, troppa paura, ci si difende magari accumulando del cibo, magari diventando anche egoisti, pensiamo ad esempio a chi ha approfittato della paura della gente per alzare i prezzi dei beni di consumo. Ecco, allora questa è una mentalità sbagliata e noi dobbiamo proprio ritornare alla nostra testa per cambiare la mentalità. Infatti, mentre si compie il gesto di mettere un po' di cenere sulla testa, si dicono queste parole: convertiti e credi al Vangelo, che dette in un'altra maniera potrebbero suonare così: svuota la testa e riempila di Vangelo. Soprattutto i giovani che sono ormai abituati con l'informatica sanno cosa significa resettare, cioè cercare di azzerare tutti i dati delle operazioni che sono già state svolte e ripartire, riattivare il sistema. In fondo Gesù, quando ha detto questa parola nel Vangelo, voleva dirci che il tempo di Dio è oggi, è adesso, e adesso possiamo cambiare la testa, cambiare la mentalità. Ecco, penso che il gesto di ricevere l'imposizione delle ceneri ci mancherà perché non potremo in questa giornata viverlo, ma non ci deve mancare il significato. E vorrei anche proporvi di sostituire questo gesto delle ceneri con un altro gesto, che è quello di prendere tra le vostre mani la Bibbia, perché questo significa io voglio cambiare la testa, la mentalità, e come farò? Cercherò di riempirla del Vangelo, della parola di Dio. Mi ricordo che una volta in un monastero ho assistito a una scena che mi ha molto colpito. I monaci hanno pregato con la Bibbia in mano per lungo tempo e poi hanno compiuto un gesto di portare la Bibbia sulla loro fronte, proprio per dire che desideravano che la parola di Dio entrasse così tanto nella loro testa e cambiasse la loro mentalità. Ecco, questo è il gesto dell'inizio della Quaresima. Signore, cambiami la testa perché io possa ragionare secondo il tuo Vangelo. Tutto il senso della Quaresima potremmo riassumerlo in questa frase: Dio trasforma il male in bene. La Quaresima ci porta al Venerdì Santo, il massimo male, e poi ci porta alla Domenica di Risurrezione, il massimo bene. Allora alleniamoci anche nelle circostanze che stiamo vivendo, per vedere come Dio trasforma il male in bene. Ad esempio, in questo tempo molti dei nostri comportamenti sono limitati, non possiamo fare alcune cose. Lo facciamo per ottemperare alle indicazioni che le autorità civili e sanitarie ci hanno dato. Lo facciamo con senso di responsabilità, tutti concordi, e lo facciamo anche per rinnovare la fiducia nelle istituzioni che in questo momento lavorano per proteggere, per custodire la nostra collettività. Trasformiamo un'occasione, indubbiamente di crisi, in un'opportunità per essere più coesi nella nostra società. Non potremo celebrare l'Eucaristia in questa giornata e anche in questi giorni di emergenza, e questo indubbiamente ci costerà. Non radunarci in chiesa per le nostre assemblee. Credo che quando una cosa ci manca, ne possiamo di più anche apprezzare il valore. E perciò in questi giorni il fatto di non poterci trovare tutti uniti in chiesa può farci sentire di più quanto è bello e quanto dobbiamo apprezzare il nostro ritrovarci la domenica, che non diventi mai un'abitudine. Però voglio dire anche che abbiamo un'occasione, che è quella di poter
vivere un po' di più un'altra chiesa, che tante volte anche non ci è così forte, chiaro che appunto è una chiesa ed è la nostra casa. La nostra casa, la nostra famiglia è una piccola chiesa. Io vorrei dire soprattutto ai genitori, che sono i primi catechisti, i primi sacerdoti dei loro bambini, di fare questo gesto, di prendere la Bibbia alla fine della cena, di dire ai loro figli che per questi 40 giorni la Bibbia in casa avrà un posto d'eccezione e che tutte le sere noi leggeremo magari una semplice frase della Bibbia. Credo che questo è un modo di creare assemblea e anche di fare liturgia, cioè di pregare insieme in quella piccola chiesa che è la nostra casa. C'è anche un altro gesto importante che è quello del digiuno. Anche quello è un gesto che talvolta passa un po', in secondo piano. Vorrei esortare tutti oggi ad apprezzare il digiuno anche dal cibo, alimentare, per ricordare che il desiderio, la fame più grande che l'uomo ha è quella di Dio. E perciò anche la preghiera del corpo, che è il digiuno, può diventare oggi una preghiera particolarmente apprezzata. Vorrei darvi appuntamento per domenica. Io celebrerò nella Cappella dell'Incoronata in Duomo un'Eucaristia che è per tutta la nostra diocesi un segno della nostra unità. Il popolo mantovano, quando viveva particolari momenti di difficoltà e di crisi, si rivolgeva alla Vergine Incoronata come la sua regina, la sua protettrice. Chiediamo aiuto alla Madonna e chiediamo a lei di poter vivere una testimonianza significativa, come testimoni anche di serenità, di pace, di costruzione anche positiva in questi momenti di prova per tutta la nostra comunità. E infine vorrei chiedere ai ragazzi e ai giovani di aiutarmi a diffondere in maniera virale questo video messaggio e magari anche la messa della domenica, soprattutto per aiutare i loro nonni o qualche anziano che non è così abile come loro con i mezzi della tecnica e della comunicazione, perché sarà davvero un modo per poter contaminare di un messaggio di speranza anche le persone che sono vicine a loro. Perciò, ragazzi, più possibile cerchiamo di diffondere questo messaggio e soprattutto impegniamoci a cambiare la testa in questa Quaresima con la Bibbia in mano e anche con tanta disponibilità verso le persone che ci sono vicine, perché un momento che potrebbe renderci più egoisti e più chiusi si trasformi invece in un momento in cui siamo più vicini gli uni agli altri, soprattutto a quelli che potrebbero far più fatica a vivere un momento di difficoltà. Buona Quaresima.